Un salve a tutti quanti e benvenuti in questo nuovo episodio del Let's Play di Kirby's Adventure per Wii, Mondo 5, livello 4. Se ci arrivo. Ecco qui, livello 4. Perfetto. E iniziamo subito con uno stivale. What the... Ok, iniziamo bene. Oddio, questo salto mi ha sempre dato problemi. Aiuto. Ce la faccio? Sì, ce la faccio. Yay! Oh, che bello calpestare quei cosi. Li detesto, sono penso il nemico che detesto di più di questo gioco. Comunque, qui cosa abbiamo? Delle stelle, wow. Pensavo qualcosa di più utile. Quattro stivale. Questo livello mi ha dato sempre problemi all'inizio. Ci sono sempre crepato tipo un paio di volte all'inizio. Perché faccio dei salti stupidi? Ok, ce l'ho fatta. Ce l'ho fatta, sono vivo, ok. Qui serve lo stivale per ottenere un ingranaggio. Kirby, ok. Grazie, Kirby. Mi serve solo ad ottenere l'ingranaggio e basta. Non mi serve nient'altro. Tu crepa. Ed entriamo qui dentro. E cosa abbiamo? Dei cannoni. E basta. La corda, dell'uva, delle stelle. Level design abbastanza semplice, molto particolare, sì. Sì, ne sono d'accordo. Gli do un 7 su 10. Molto carino come livello. Ok, e la smetto di fare il deficiente. Qui abbiamo un ingranaggio che è intrappolato fra due cannoni di fuoco, che è sinceramente facile da ottenere. Di recente ho ordinato Pikmin 3 perché sì, sono una delle poche persone che appunto A non ha potuto prenderlo al lancio perché sono dovuto andare in vacanza. E ho... Che cannone simpatico, ecco, per non dire altre cose. Ci sono una delle persone che purtroppo non ha potuto prenderlo al lancio, adesso l'ho ordinato. Ci ho messo anche un po' a ordinarlo, sinceramente, avrei dovuto ordinarlo molto prima. Ovvero appena arrivato dalle vacanze, però vabbè. Super Bunker X! Dai! Abilità ghiaccio è fantastica anche perché potete tipo... Wow! Mi è saltato addosso, come osi. Potete tipo assorbire le stelle che lancia, oppure... le noci che lancia e tipo sparargliele contro. Tipo in questo modo? Sì. Ok, ce l'ho fatta. Vieni qui. Martellone! Yes! Devo dire che la meccanica unica di questo gioco, ovvero delle mega abilità, è qualcosa di... Cioè, io le adoro. È davvero fantastico. Parlando di mega abilità, mi fa venire in mente Mega Evoluzioni, che di recente c'è stato un mini Nintendo Direct riguardante Pokémon X e Pokémon Y, Pokémon Y. In cui hanno mostrato la Pokebanca, ovvero una banca virtuale in cui potete mettere, cioè, funziona come i box del PC, del videogioco, solo che lì siete limitati perché avete tipo un numero limitato di box. Anche in Pokebanca siete limitati, però avete tipo 1000 box, una roba del genere. Forse ho letto male. Forse non era 1000, era qualcos'altro, era un altro numero. Adesso non ricordo. È a pagamento annuale, che certo mi dà un po' fastidio, ma considerando il fatto che è un servizio online, quindi devono mantenerlo in qualche modo, posso capire che è un servizio a pagamento. E poi costerà qualcosa del tipo 5 euro, neanche chissà quanto, all'anno. Pagamento annuale, quindi cioè... 5 euro è quasi niente all'anno. Non è che è niente, però è poco all'anno. Dà un po' fastidio questa cosa, però vabbè. È comunque un sistema figo, guardate. Questa è una delle idee più fighe di questo livello. Una cacchio di molla fatta in modo trampolino. Cioè, è più figo di così come... cosa volete? Vabbè, l'ho già detto 1000 volte durante questo let's play, però... ci sono sempre cose più fighe. Questa parte del livello è fantastica. Shbam! Bam! Fantastico. Ho già detto che mi piace questo gioco, che proprio mi piace tanto.
Entriamo nel spazio cosmico galattico interspaziale Galacaption Hall. E cosa abbiamo? Ah, qui ci... questo è il livello delle piattaforme che si muovono. Non è troppo difficile. Abbastanza facile. Ed ecco, appena l'ho detto, il... vabbè, non parlo che è meglio, Anzi, forse è una let's play, quindi dovrei tecnicamente parlare. Oddio, non mi schiacci. Ok, ce l'ho fatto. Non vedo l'ora di avere Pikmin 3. Tipo... quando sono tornato alle vacanze, Lethal mi ha detto che l'ha finito. Stavo rosicando in quel momento, perché tipo volevo giocarci a certi costi. Ce la faccio! Sì, ce l'ho fatta. No! Crepare all'ultimo in questi livelli è tipo una delle cose più orribili. Anche tipo perdere contro Phoenix Phoenix è orribile, perché ti devi fare l'intero livello. Prendiamo l'abilità, lancio l'abilità frusta. Frusta. Penso di aver già usato l'abilità lancia da qualche parte. E poi l'abilità frusta è figa perché potete fare una cosa figa con l'abilità frusta, ovvero questo. Eh sì, se ci riesco. Allora, dicevamo, abilità elettro. Sì, sono d'accordo con tutti quanti. Abilità elettro, perfetto. Era la mia decisione fin dall'inizio, no? Cioè, non volevo altro. Tanto l'abilità elettro è una cavolata. Cioè, crema. Cioè, se non vuoi essere distrutto da una cavola di frusta, che sarebbe stato anche un modo figo per distruggerti, però se proprio desideri essere distrutto da questo, cioè, per me non ci sono problemi. Finito! Yay! Quanto era difficile! Avrei voluto fare con l'abilità frusta, ma vabbè. Capita. Sono cose che capitano, ragazzi. Non ci posso fare niente. A volte non sono bravo ai videogiochi. Ok. Cosa abbiamo? Dovrebbe essere finito il livello, tecnicamente. Se non sbaglio. Però perché sta continuando? Abbiamo l'abilità... non abbiamo l'abilità lottatore. Vabbè, che tanto il livello è finito, quindi non mi sarebbe servito a niente. Però abbiamo dei pezzi di torta che noi ci mangiamo e finiamo il livello. No, quasi. Bene, direi che per... 80 sfere di energia, sbloccato la stanza delle abilità 4. Bene, io direi che per questo episodio è tutto. E noi ci vediamo nei prossimi episodi del Let's Play di Kirby's Adventure per Wii. In cui faremo il livello 5. E per questo livello ho preparato qualcosa di speciale, particolare. Neanche tanto. Niente di particolare, sinceramente. Non aspettatevi niente di particolare. Non illudetevi. Non sono bravo. Addio. Ciao. Ciao a tutti.